Gianfrancesco Turano, un gradito ritorno, quasi ormai un abitué per la Fondazione Falcomatà. Questa volta ci propone la sua ultima fatica letteraria, Polemus, insomma un tuffo nel passato, nelle radici della nostra terra, ma che forse nasconde anche un po' qualche significato un po' più attuale. Sì, è un tuffo in una guerra di 2500 anni fa tra Atene e Sparta, che poi hanno coinvolto tutte le città della Grecia, quindi anche le colonie occidentali e orientali, l'Italia, la Sicilia, ed è una storia che racconta di come due popoli fratelli si siano spaccati e si siano dati una guerra senza tregua per 27 anni, una guerra dalla quale sostanzialmente non è uscito nessun vincitore, perché è vero che Atene l'ha persa questa guerra, ma Sparta non l'ha vinta. Ed è un po' una cosa che si può proiettare sull'attualità, ovviamente, con scarsa speranza per quello che è la capacità dell'uomo di trovare degli spazi di convivenza. Però allo stesso tempo è un libro che racconta un'età dell'oro, un'età straordinaria per quello che riguarda l'arte, la filosofia, la cultura, in un bacino del Mediterraneo che era stato colonizzato lentamente in 3 secoli dai greci. Dottore Bova, presidente del Regium Iuli, si rinnova questo connubio, anzi questo trio, possiamo dire, tra il circolo del tennis, la Fondazione Falcomatà e appunto il circolo Regium Iuli? È un trio vincente, insomma, che continua a sfornare, a proporre cultura per la città. Sì, ed è interessante questa collaborazione, perché davvero sta portando frutti ricchissimi. Questa sera abbiamo un ospite che si è occupato nei suoi libri sempre di tutt'altre cose, e soprattutto di problematiche che riguardano questo territorio. Invece questa volta abbiamo la rappresentazione di un viaggio che ci porta molto lontano nella classicità, nel periodo dell'ellenismo, ed in particolare anche per alcuni aspetti alla Magna Grecia. Professoressa Neto Falcomatà, questa sera tornano gli appuntamenti della Fondazione Italo Falcomatà in un anno importante che segna il ventennale della Fondazione. Sì, e il primo semestre, diciamo, è stato un semestre al buio dovuto al Covid e alle tante problematiche in città, ma da questa sera con l'inaugurazione attraverso la presentazione del libro Polemos di Gianfrancesco Turano si avviano una serie di iniziative che riguarderanno vari campi, dalla solidarietà alla storia, alla musica, alla cultura praticamente. E saranno sempre ospiti graditissimi, naturalmente non mancherà la nostra solita matita rossa e blu, che è la caratteristica annuale, quest'anno è arrivata all'11° anno.